Guardare la carta del fronte in Ucraina si direbbe che la guerra sia più o meno in stallo. Dopo 6 mesi di annunciatissima controffensiva ucraina, il fronte si è mosso davvero molto poco. Ma è un punto sbagliato per capire il vero andamento di questo conflitto. Come quasi tutte le guerre moderne, questi conflitti, specialmente quando assumono le dimensioni di uno scontro di attrito, ad esaurimento delle rispettive risorse materiali ed umane, si giocano sul fronte domestico. Sul fronte domestico non solo proprio, ma anche dei paesi da cui si dipende. E qui il riferimento alla dipendenza dell'Ucraina dall'aiuto occidentale, soprattutto americano, diventa fondamentale. Non dobbiamo mai dimenticare che questa guerra è estremamente asimmetrica, perché la guerra fra Russia ed Ucraina si svolge nel teatro ucraino. Sì, ogni tanto qualche drone o qualche missile ucraino colpisce il territorio russo, inteso in senso proprio la Federazione Russa, ma il grosso dello scontro è sostenuto sul terreno ucraino dalla nazione ucraina e naturalmente dalle truppe russe e dei loro soci locali. Questo ci permette di cominciare con una constatazione. Negli ultimi mesi, ma direi ancora più nelle ultime settimane, più di uno scricchiolio si deve registrare all'interno del fronte ucraino, del fronte non solamente militare, ma di opinione pubblica, di sentimento popolare. Emergono critiche fino a ieri impensabili nei confronti della gestione della guerra, nei confronti dello stesso Zelensky. Si muovono dietro le quinte diversi gruppi di potere. Per il momento questo non significa una crisi politica, ma potrebbe esserne l'annuncio. Se allarghiamo lo sguardo al fronte russo, anche lì gli ultimi mesi non sono stati particolarmente tranquillizzanti. Il fallito golpe di Prigozhin, il sentimento che comunque vada la guerra, Putin sia in una fase di declino, soprattutto di declinante controllo dei propri apparati, è anch'esso un brutto segno, anche se non esistenziale, come invece è quello che deve affrontare il regime ucraino. Le novità delle ultime settimane però riguardano soprattutto il fronte dei sostenitori dell'Ucraina, dai quali, ripeto, l'Ucraina totalmente dipende, sia dal punto di vista militare, sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista politico-diplomatico. Se noi prendiamo la carta che i lettori di Limes ben conoscono sulle faglie europee nella guerra di Ucraina, ricorderete, e adesso vedete, come noi si è scelto di dipingere di arancione la fascia delle avanguardie antirusse dal Baltico scandinavo, passando per la Polonia, Perno centrale, giù verso il Mar Nero, Romania, Bulgaria e naturalmente i paesi dell'Europa centrale, Repubblica Ceca e Slovacchia, con la nota, notissima eccezione ungherese. Bene, questa eccezione ungherese sta diventando sempre meno eccezionale. È di un paio di giorni fa la notizia che l'ex premier Fico, che è sempre stato molto critico rispetto al sostegno all'Ucraina, ha vinto le elezioni e si appresta al tentativo di formare un governo sulla base basta aiuti all'Ucraina. Qualcosa di simile si sente muovere dietro le quinte anche in Austria. L'Ungheria l'abbiamo citata, ma soprattutto le vere novità vengono dalla Polonia, dove il 15 ottobre si svolgeranno le elezioni parlamentari che saranno molto probabilmente decisive per stabilire la collocazione della Polonia in questa guerra. L'attuale governo del PiS, un governo di centrodestra con una notevole porzione di destra-destra, è sempre più distaccato rispetto al sostegno a Kiev, la crisi del grano, cioè l'embargo sul grano ucraino, la crisi soprattutto delle armi, l'annuncio che non ci saranno più, fino a prova contraria,
rifornimenti di armi dalla Polonia all'Ucraina, e voi capite questo che significato possa avere non solamente dal punto di vista militare, ma anche morale. Il sentimento, insomma, che le antiche frizioni ucraino-polacche siano ancora lì e possano diventare in qualche misura anche determinanti in questa guerra, tutto questo è un brutto segnale per Kiev. E rompe quel fronte baltico arancione di cui abbiamo parlato, perché se la Polonia e la Slovacchia smettono, come dichiarano, di armare l'Ucraina, e forse lo fanno in particolare la Slovacchia, perché ormai di armi da dare non ne hanno quasi più, beh, quella famosa avanguardia antirussa comincia a diventare sempre più sottile e soprattutto frammentata. Perché tra il fronte baltico e il fronte del Mar Nero l'Europa centrale assume invece una colorazione sempre più ambigua. Se poi aggiungiamo anche l'opinione dominante nella Germania orientale e qualche tensione anche nella Repubblica Ceca, il quadro si complica molto. Infine, allargando lo sguardo alla potenza finora decisiva nella resistenza ucraina, cioè gli Stati Uniti d'America, lì la battaglia presidenziale sta determinando l'atteggiamento nei confronti della guerra. Non solo l'opinione pubblica, come è anche abbastanza normale, ha piuttosto raffreddato il suo sostegno all'Ucraina, ma questo si ripercuote sul Congresso e sugli stessi apparati americani. Biden sta cercando di recuperare per vie traverse la crisi degli aiuti finanziari all'Ucraina stabilita nel budget che in qualche modo determina le linee della politica finanziaria americana per l'anno prossimo. Vedremo se e come riuscirà a farlo, ma soprattutto diventa un tema molto caldo quello ucraino perché può essere sfruttato in campagna elettorale da parte di chi, soprattutto i repubblicani, ma anche una parte dei democratici, è convinto che sostenere l'Ucraina nel modo così esplicito e concreto come l'ha fatto finora l'America possa essere controproducente dal punto di vista elettorale. Insomma, il quadro si è piuttosto oscurato. A questo punto si possono immaginare diverse non soluzioni. Ripeto, non soluzioni perché una soluzione della guerra non è alle viste e a mio avviso non lo sarà per molto tempo. Una prima probabilità è che nella guerra di attrito, se l'Ucraina, come pare, non riuscirà a raggiungere risultati significativi in questa ultima fase della controffensiva, potrebbe determinare certamente una crisi interna al regime ucraino o comunque spingere l'attuale regime a cercare un compromesso, magari dietro le quinte, con la Russia, per un cessate il fuoco più o meno stabile e determinato. Opzione che gli americani già da molti mesi avevano sollecitato, ma che dal punto di vista americano ha una controindicazione strategica, perché una cosa è il ragionamento ucraino, che ovviamente è basato sugli interessi ucraini e quindi anche sull'area della guerra, ben altra cosa è il ragionamento di una potenza globale come l'America, che considera l'Ucraina come un tassello, non il principale, di un confronto molto ampio per la conservazione del primato americano nel mondo, tassello molto meno importante in ogni caso dello scontro con la Cina nell'Indo-Pacifico. Quindi anche qui c'è una sempre maggiore divergenza tra l'assistito e l'assistente, tra l'Ucraina e l'America, che viene in qualche modo a diventare visibile, con l'America che potrebbe decidere, o potrebbe finire per fare, senza nemmeno doverlo decidere, che questa guerra comunque, non potendo finire in maniera decente per l'Ucraina, deve continuare e per continuare senza un impegno troppo determinante, per esempio, come dicono alcuni, addirittura l'invio di soldati americani e NATO sul teatro di guerra, che sarebbe poi la guerra totale con la Russia, con la dotazione all'Ucraina di armamenti estremamente sofisticati in grado di colpire in profondità la Russia, che fra l'altro sarebbe probabilmente un passo verso quel scenario di guerra totale che ho appena citato.
Dall'altra parte, i russi si sono forse fatti ingolosire dalla considerazione che si poteva anche fare prima, in realtà, cioè che i mezzi e le strutture di cui oggi l'Ucraina dispone non sono sufficienti per recuperare i territori perduti nel tempo visibile dei prossimi mesi, forse anche dei prossimi anni, e quindi non ci sarebbe da stupire se fossero in qualche modo i russi stessi a decidere una loro controffensiva, approfittando anche di questo contesto internazionale sfavorevole all'Ucraina. Certamente la guerra non è affatto stabilizzata, non esiste lo stallo che sembrerebbe apparire dal fronte, anzi dobbiamo aspettarci, io credo, nei prossimi mesi dei cambiamenti piuttosto drastici.